Ha bisogno di lui, perché si conferma che vuoi, vuole tutta l'erba palla di sì, come ho detto, queste per noi sono partite che devono darci delle conferme, delle indicazioni su quello che può essere poi la strutturazione del mercato nei prossimi giorni. Poi vanno, queste partite vanno prese sempre con il beneficio di inventario, con le molle, perché è chiaro che il contesto anche tecnico è quello che è, però anche da queste partite si possono trarre delle buone indicazioni. Dove appunto intendevo dire, Nestorovski, insomma, è ovvio che sia l'uomo mercato di questa squadra. Le intenzioni non solo immagino non siano cambiate, ma anche se ci sarà qualche pressing in più nei prossimi giorni, la vostra risposta sarà la stessa. Credo di sì, anche la fascia da capitano credo che sia un segnale in questa direzione. Noi non vogliamo dare via i giocatori migliori, non li vogliamo dare. Mi sembra che tra l'altro ci sia anche un buon gruppo che stia lavorando bene, in serenità. Questi sono segnali importanti, quindi non vogliamo che il mercato vada a stravolgere quelle buone sensazioni che abbiamo in questo momento. La sfortuna di Ingegneri vi costringerà a cercare un altro centrale oltre a quello che già stavate cercando. Possiamo aspettarci movimenti già nei prossimi giorni? No, come ho detto, faremo le cose con calma, non ci faremo condizionare anche da un'emergenza quale può essere lo sfortunato infortunio di Andrea. Ci guarderemo intorno, cercheremo di capire anche sulla base dei giocatori più giovani che sono entrati dai vari prestiti, il Pirrello, gli Accardi, quindi faremo le valutazioni con grande serenità, con grande calma, senza fretta, senza urgenza. Il direttore, conta poco il punteggio, però dopo i primi 45 minuti, anche sotto il profilo dell'atteggiamento, come ha visto la squadra? La cosa che mi è piaciuta di più è che dopo ogni gol la squadra si è ritrovata a festeggiare chi faceva gol e chi aveva fatto anche l'assist. E questo è un bel segnale. La cosa, secondo me, è il segnale più bello, vedere che c'è un gruppo che ha piacere di stare insieme, di giocare. E dopo pochi giorni questo è un buon punto da cui iniziare. La sorpresa a Rolando, che sin da subito come si è messo? Dire che mi possa sorprendere Rolando, che conosco da quando ha 16 anni, no. Ha avuto un bel impatto, questo significa che il ragazzo è con grandi motivazioni. Sotto il profilo tecnico non mi ha stupito. È importante che i giocatori che arrivano qui arrivino con questo entusiasmo e diano questi segnali anche in partite dai contenuti magari meno importanti. Direttore, ad aver subito gol è forse l'unico neo di questo primo tempo? Ma sì, ma ripeto, queste partite vanno prese con le molle, con quello che contava era l'atteggiamento con il quale i giocatori scendevano in campo. Mi è sembrato un atteggiamento di grande sfida anche sul piano tecnico, la voglia di cercarsi, di giocare senza personalismi. Mi è sembrato un buon modo di iniziare la stagione. Cosa vecchia nel primo tempo, Lastra nel secondo, è una prima indicazione sul futuro di Fulminati e di Marsoni? No, in questo momento qui, ripeto, tutti sono sotto osservazione, le valutazioni anche su quello che, come ho detto, sarà il pacchetto portieri, è una valutazione che va completata, non possono bastare 3 giorni di lavoro, perché poi sapete meglio di me che quando si arriva in preparazione c'è chi arriva prima, chi arriva dopo, chi è più pronto, chi è meno pronto. No, le valutazioni vanno fatte, ripeto, con calma, con serenità, e sicuramente questa prossima settimana di lavoro sarà molto indicativa. Cosa le ha detto Tedino dopo l'infortunio di Ingegneri? Non si possono dire le parolacce, quindi non lo posso dire proprio esattamente. Diciamo che ha detto che sfortuna. No, è chiaro che dispiace innanzitutto sotto l'aspetto morale, sotto l'aspetto umano del ragazzo. Poi anche sotto l'aspetto tecnico, perché si è fatto male proprio nel gesto tecnico per il quale noi l'avevamo preso. L'anticipo, l'uscita a palla al piede. E quindi questo chiaramente acuisce il rimpianto, ma prima di tutto viene l'uomo Andrea Ingegneri, al quale veramente va il più grosso in bocca al lupo per una pronta guarigione.